Mancano però le insegnanti, che sulla scorta di un progetto pilota non sono sufficienti. Non me ne faccio assumere ancora, eh? Per molti anni noi abbiamo pensato che l'Italia dovesse aver paura della globalizzazione, e invece stiamo scoprendo con la forza dei numeri che l'Italia ha tutto da guadagnare dal fatto che il mondo è più aperto. Lo stiamo vedendo anche in questo viaggio negli Stati Uniti. Ieri in Nevada una centrale energetica di forza straordinaria, tra le più innovative del mondo. Oggi Chicago con la scuola che aprirà formalmente sabato prossimo, che quindi oggi ha visto questa piccola inaugurazione, una delle scuole dove si insegna il metodo di Reggio Emilia, Reggio Children, un'altra eccellenza italiana, e dove si insegna l'italiano, si parla l'italiano, un altro messaggio molto bello, molto importante che possiamo avere. È un messaggio per dire che, sì, lo so, poi ci sono quelli che fanno polemiche su tutto, che litigano su tutto, che non gli va bene mai niente, ma c'è un paese, l'Italia, che se smette di far polemiche e prova a fare la propria parte, può essere un paese che cresce, crea posti di lavoro, crea cultura, crea valore, e perché no, anche per chi sta all'estero, dà l'opportunità di imparare l'italiano e di essere forte e in qualche modo anche orgogliosamente parte della nostra storia.